La terza parte del 22° capitolo. Era l'ottobre del 1307 e infatti da qui che nasce la tradizione di considerare i venerdì 13 come un giorno infausto e maledetto. Soltanto 6 mesi prima, proprio in questo castello, era stato messo in salvo un parte cospicua dell'immenso tesoro. Un'altra parte era stata frazionata e dislocata in altri siti, onde salvaguardarne almeno una parte in caso di fallimento del piano. Nacque in quel tempo un'apposita casta denominata dei Custodi del Tesoro. Il grande maestro David, dopo la morte, pur potendo contare su un discendente diretto, ritenne me meritevole della sua incondizionata fiducia, confidandomi questo segreto, la responsabilità che ne deriva. E da questo momento, in virtù di quello di cui ti ho fatta partecipare, anche tu sei totalmente coinvolta in questa storia che può apparire folle e fantasiosa, ma è sicuramente vera. Anche tu da ora sei legata strettamente a me. Vittoria cercava di mettere un po' di ordine nella sua affollata mente e nel guardare i brillanti occhi di lui, parzialmente illuminati dalla torcia, avvertì una forza dolcemente pericolosa che ci stava impossessando del suo corpo e della sua anima. Un'atmosfera surreale che le regalò un'immagine piacevole e nello stesso tempo sconvolgente. I loro corpi nudi abbracciati in un amplesso amoroso che pareva non dovesse più interrompersi. Bruciavano in un fuoco di passione fuori da ogni controllo. Era come in balia di un vortice sconosciuto, di qualcosa che le sfuggiva, che non aveva mai conosciuto. Prigioniera di un'attrazione mentale e fisica che l'aveva spogliata completamente di ogni sua volontà e resistenza. Ebbe la precisa consapevolezza che stesse vivendo un'emozione che sarebbe rimasta irripetibile nel corso della sua intera esistenza terrena. Vittoria, mi sembri un po' assente. Non posso dirti nulla, non è ancora il momento. Perché non ora? Roberto, è vero, sono frastornata da tante cose stupefacenti e misteriose vissute in questi 2 giorni. Ho bisogno di elaborare, di capire, di interpretare. Mi sembra di avere vissuto situazioni ed emozioni da riempire una vita intera. Devo addirittura discernere dove è il sogno e dove è la realtà. In lui era cresciuto un desiderio forte ed irrefrenabile di baciarla e avvicinarla. Sentì eccitante il calore del suo respiro. Non ora. Non qui, ti prego. Cercò di distoglierlo. Cos'è quello? Indicava un sarcofago apparentemente d'acciaio, con i medesimi intarsi che decoravano la spada. Sul lato aveva l'apertura a forma del ciondolo, che ornava il suo collo. Avrebbe voluto provare subito la perfetta corrispondenza, ma ricordò le parole del nonno. Non ti fidare di nessuno. Non mostrare ciondolo a nessuno. Chiederti di fotografare questi oggetti è una follia, vero? È così. Non sono l'unico a dover rispondere al mondo di questi segreti. Già il fatto che tu sia qui dovrebbe rappresentare una grande cosa per te ed averteli svelati. Almeno in parte non è privo di grossi pericoli per me, neppure le mie figlie. Sono a conoscenza di tanto. Andarsene via senza un tangibile ricordo di tanta meraviglia fu per Vittoria come presentare un piatto prelibato senza la possibilità di assaggiarlo, ma capì che le era stato già concesso fin troppo. Le risultava difficile comprendere perché un uomo custode di così grandi segreti legati alla storia e alla sopravvivenza dell'umanità intera, ma apparentemente freddo, cinico, vanitoso, avesse rischiato fino a tanto. Perché solo a me? O sa che solo io non lo tradirei mai, oppure in questa faccenda
C'è sotto qualcosa che mi sfugge? Non vorrà buttarmi in mano una patata bollente più grande delle mie possibilità, magari per legarmi a lui per sempre, ad un filo indissolubile e morboso? Ma perché io voglio sempre vedere il lato negativo nelle persone? È stata una meravigliosa esperienza e questo mi basta. Ti ringrazio immensamente. Diede un'ultima occhiata attorno, avrebbe forse voluto soffermarsi ancora, ma eppure sentiva che non era opportuno addentrarsi ulteriormente in quei misteri. Andiamo, Roberto. Vittoria, in questi 2 giorni ho avuto la sensazione che tu sia una persona speciale e il solito bel complimento che si fa ad una donna per farla sentire orgogliosa di sé stessa. No, Vittoria, io questo lo sapevo già prima di incontrarti. E come? Mi dispiace, ma non te lo posso dire. Cos'è questo, un gioco? Mi porti qui in un posto meraviglioso, misterioso. Mi partecipi a segreti che non riesco neppure lontanamente a comprendere. Poi mi dici che sono segreti da non rilevare a nessuno. Ti chiedo spiegazioni e tu non solo non me le dai, ma addirittura mi leghi ogni neghi, ogni spiegazione. Ma tutto questo mi mette ansia e paura. Mettiti nei miei panni. Non alterarti, Vittoria, per favore. Lei lo scrutò con diffidenza. Vieni qua, scricciolo, e l'abbracciò teneramente. Si stavano avviando all'uscita quando lei udì un grido. Si fermò di scatto. Si voltò e le apparve l'immagine di una donna agonizzante sull'altare, al centro della stanza. Terrorizzata, si avvicinò e vide il volto di una donna incinta, sofferente, giacere sulla nuda pietra. Tutto altro uomini incappucciati che pronunciavano a bassa voce parole a lei incomprensibili. Avvicinatasi ancora più, vide con chiarezza la donna imprigionata in una cella buia e fredda, vestita soltanto di una camicia, trascinata e legata sull'altare. Riavutasi da quella spaventosa visione, si trovò a sfiorare l'altare con la mano. Cosa ti ha preso, Vicky? Sembrava ti fosse apparso un diavolo. Lui no, ma la sua opera sì. La accompagnò fuori. I raggi del sole in uno splendido cielo terso di primavera avanzava, riuscirono a regalare un po' di sollievo e suo a suo. L'accompagnò fuori. I raggi del sole in uno splendido cielo terso di primavera avanzata riuscirono a regalare un po' di sollievo al suo cuore, messo a dura prova dalle forti emozioni della mattinata. Voleva allontanarsi ancora di più. Direi di avvicinarci in città. Prendo la valigia, così sarò già pronta per l'aeroporto. Mentre si dirigeva verso la camera per prendere i bagagli, lamenti spaventosi attirarono la sua attenzione. Si precipitò all'aperto. Il sole accecante sembrò sciogliere quell'incubo. Emise un lieve lamento, quasi ad assicurarsi di non essere impazzita. La solita visione, pensò, non vedeva l'ora di allontanarsi per fuggire dall'atmosfera terrificante e misteriosa di quel castello. Prima però volle assicurarsi, per l'ultima volta, che gli incubi fossero definitivamente svaniti. Ma appena rimesso il piede nell'entrata, una voce maschile inquietante la spaventò a morte. Bentornata, piccola. Vittoria si precipitò di nuovo fuori e si accorse che la voce non c'era più. Si arrestava esattamente sulla soglia, quasi che il sole le impedisce di seguirla. Era ancora sottoposta sottosopra quando la raggiunse la voce pacata di Roberto. Olia, sei già pronta? Andiamo a mangiare qualcosa. Intanto ti farò vedere un posto che ti piacerà. Oddio, pensò, ci siamo. Quando mi piace così mi prende l'agitazione. Quando mi dice così mi prende l'agitazione. Speriamo sia una cosa bella.
Altrimenti vado a prendere il mio aereo e faccio un reset completo di questa missione di lavoro, che di lavoro ha ben poco. Lui guidava, ma lei di fianco guardava dritta la strada, quasi fosse assente. Roberto la accarezzò il dorso della mano, ma lei si sentiva talmente svuotata di ogni voglia di reagire che lo lasciò fare, ma senza alcuna partecipazione emotiva. Cosa ti succede? Ti sento distante. Staccata. Lei, scivolando la mano dalla sua, sai, sono sincera, non vedo l'ora di rimettere piede a casa mia, perché pur apprezzando la tua gentilezza e disponibilità a mostrarmi tante belle cose, in ogni momento ci sono cose misteriose che non riesco a capire. Ma chi sei tu? Quelle parole lo corsero di sorpresa. Non so se lo, non se lo sarebbe mai aspettato. Non ti ha fatto una buona impressione la mia casa? No, Roberto, la casa è stupenda. Poi tu stai facendo di tutto. Credo che sia il passato di quella dimora a crearmi delle strane sensazioni. Non credo sia stato un passato luminoso. Mi è sorto il dubbio che le anime delle persone che perirono nell'incendio stiano ancora lì, imprigionate, a soffrire. Forse con la voglia di vendicarsi per la morte tragica dei loro corpi. Vittoria, ma è mai possibile che una persona intelligente come te abbia simili fantasie? No, alla fine violenta. No, la fine violenta ed improvvisa non dà loro pace. Guarda, ti ringrazio tanto per avermi dato questa notizia. Quindi nella mia casa vivono bloccati degli spiriti maligni. Non ci credo. E se non fossi convinto che sei una creatura speciale, potrei pensare che sia la gelosia a farti parlare così. Questa dimora me la invidiano tutti. E che tu venissi fuori con queste cose non me l'aspettavo. Sai quanto mi è costata? Credevo che l'avessi ereditata. Vittoria, in questo mondo nessuno regala niente e nessuno, ricordalo. Me lo ricorderò. Tuttavia mi piace credere che qualcuno ancora sia capace di regalare senza contropartite. Contropartita. E poi, importante è che piaccia a te. Il castello è tuo. Non volevo screditarlo, volevo solo esprimerti le mie sensazioni. C'è qualcosa in te che non riesco a decifrare e ho paura quando non riesco a comprendere una cosa. Tutto qui. Mi confondi, sei forte, determinato e anche di animo buono e generoso. Poi hai dei momenti in cui metti brividi. C'è una parte di te che ti accetta, desidera anche. C'è una parte di me che ti accetta, desidera anche. Ma c'è quella che ti rifiuta e io voglio ascoltare quella. Non mi spiego perché tu mi abbagli con tante cose straordinarie e nel contempo misteriose, quasi volessi legarmi a te un vincolo indissolubile di anima e corpo. Ho capito che sotto queste cose c'è di più della semplice apparenza, ma con certe cose non si scherza. Non posso pensare che tutta questa fiera del passato sia in relazione con la mia passione per l'arte. Roberto comprese che Vittoria non era donna aggirabile, con futili risposte e con apparente disinvoltura le rispose. Volevo sorprenderti, affascinarti, e sapevo che raggiungere questo obiettivo non sarebbe bastata una macchina lussuosa, non sei quel tipo di donna. Volevo dimostrarti che sono diverso. E che volendo legarmi a te, il segreto sarebbe stato modo migliore. Ebbene, l'ho fatto ed anche se malauguramente non ti dovessi rivedere mai più, non sono pentito di avere diviso con te questo grande segreto, perché la tua fedeltà è anche nel tuo interesse. Vedi, sei di nuovo inquietante. Lo so, ma è la verità. Allora ti prego, portami in centro, vorrei rimanere da sola. Come vuoi, rispose lui freddamente. Nel breve tragitto, fatto di silenzi, Vittoria avvertiva il ribollire di emozioni forti.
un cocktail di rabbia, di paura, di orgoglio ferito. Sapeva che lui non era abituato a sentirsi dire no. Una volta raggiunta la piazza, Roberto fermò la macchina sul bordo del marciapiede, scese dalla macchina e senza dire una parola prese la valigia e gliela pose dinanzi a piedi dicendole: «Allora buon viaggio, è stato un vero piacere conoscerti. Anche tu, sotto certi aspetti, sei una persona speciale, ma proprio per questo mi evochi inquietudine. Perdonami, Roberto». Si avvicinarono e si baciarono sulle labbra. Un bacio appassionato che aveva tutta l'aria di non essere un bacio da Dio. «Buona fortuna», le disse attardandosi, quasi cercasse il coraggio per voltarsi ed andare. Roberto, il viso tirato, immobile, come una pietra del suo antico castello, riuscì solo a dire con voce incerta: «Va, per favore, va».